Ciao, io sono Maria e questa è la Cucina in 4K con Maria. Ciao a tutti! Visto che le festività natalizie si stanno avvicinando velocemente e il tempo a nostra disposizione è molto risicato, oggi, se volete, vi mostrerò come preparare tre antipasti super veloci e con pochissimi ingredienti, che vi faranno fare senz'altro una bella figura. E in più, visto che, come vi dicevo poc'anzi, sono veramente ma veramente veloci da fare, vi regaleranno del tempo da trascorrere con i vostri cari. Con l'occasione vi faccio i miei migliori auguri di Buon Natale e di un felice anno nuovo, e che il 2021 porti tanta gioia, salute e serenità a noi tutti, ma soprattutto che sia migliore di questo 2020. Ovviamente questa è la mia ricetta, se qualcuno di voi la prepara in modo differente può farmelo sapere nei commenti, è sempre un piacere imparare cose nuove. Per il primo dei tre antipasti ci serviranno un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, 4 fette di prosciutto cotto ed infine 40 g di grana grattugiato. Prima di iniziare faccio un po' di spazio sulla tavola e dopo aver aperto la pasta sfoglia la stendo in orizzontale sul piano da lavoro. Prima di cominciare a farcirla do una sistemata ai bordi e poi inizio stendendo sulla pasta il prosciutto cotto, fetta per fetta, disponendole delicatamente una ad una in maniera ordinata. Come avete potuto vedere, per questa ricetta ho usato del prosciutto confezionato. Molti di voi forse storceranno un po' il naso, perché il prosciutto tagliato fresco al bancone dal salumiere di sicuro ha un altro sapore. Però, visto il periodo che stiamo attraversando, preferisco, sia per me stessa, ma soprattutto per rispetto di chi lavora all'interno di un supermercato, fare scorta di salumi a lunga conservazione e frequentare i supermarket il meno possibile. Ora che le strisce di prosciutto sono ben disposte sul composto, prendo il formaggio grattugiato ed inizio a cospargerlo su tutta la superficie, in modo da coprirla in maniera uniforme, evitando quindi di lasciare buchi. Do un'ultima sistemata, cercando di ricoprire anche gli spazi vuoti, e poi inizio arrotolando la pasta sfoglia molto stretta, partendo, come potete vedere, dalla base più larga, in modo da ottenere così un cilindro stretto e compatto. Al termine do un'altra sistemata ai bordi, sposto il rotolo della pasta sfoglia al centro della carta forno, lo avvolgo e lo metto a riposare in freezer per circa un'ora, in modo che poi, quando si sarà indurito, sarà più agevole tagliarlo e ricavarne delle girelle. Intanto che il rotolo riposa, possiamo iniziare la prossima ricetta, e gli ingredienti che ci serviranno per questo secondo antipasto sono un altro rotolo di pasta sfoglia rettangolare, del cacio cavallo tagliata a dadini e della passata di pomodoro. Prima di iniziare faccio nuovamente un po' di spazio sulla tavola, sposto i due piattini e dopo aver tagliato e aperto la pasta sfoglia la sistemo sempre in orizzontale sul piano da lavoro ed aiutandomi con un tagliapizza inizio a ricavarne delle strisce prima in verticale. In questo modo, vedete? E dopo in orizzontale, ottenendo così dei rettangoli di diversa grandezza. A questo punto inizio aggiungendo al centro dell'impasto un cucchiaino di pomodoro e poi sopra metto qualche quadratino di caciocavallo. Ripiego la pasta su se stessa, ricavandone dei triangolini che sigillerò dapprima con le dita, in questo modo, vedete? E poi aiutandomi coi rebbi di una forchetta, in modo da sigillare bene i bordi, così che il ripieno non rischi di fuoriuscire in cottura. Un consiglio che vi voglio dare per rendere più saporiti questi antipasti riguarda il pomodoro.
che io ho aromatizzato con una manciata di timo, dell'origano, sale ed infine una girata abbondante di olio evo. A questo punto li trasferisco in una leccarda e li inforno a forno preriscaldato ventilato a 180 gradi per circa 20 minuti o comunque fino a quando la superficie non risulterà dorata e croccante. Detto questo, proseguiamo con la preparazione dell'ultimo antipasto e gli ingredienti che ci serviranno sono un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, una confezione di formaggio spalmabile tipo Philadelphia o ricotta ed una scatoletta di tonno all'olio d'oliva da 100 grammi già sgocciolata. Sposto le ciotole dal tavolo, faccio un po' di spazio, prendo una scodella abbastanza capiente e verso dapprima il formaggio spalmabile. E poi il tonno sgocciolato. E aiutandomi con un cucchiaio, inizio a mescolare gli ingredienti fino a quando non saranno completamente amalgamati. Poi metto da parte il condimento e dopo aver tagliato ed aperto la pasta sfoglia, la sistemo in orizzontale sul piano da lavoro. Prima di iniziare ridò una sistemata ai bordi, aiutandomi sempre con il tagliapizza inizio a ricavarne delle strisce, prima in verticale, in questo modo, vedete? E dopo una in orizzontale, così da tagliare la sfoglia a metà. Ora, aiutandomi sempre con il cucchiaio, pongo al centro della pasta una dose generosa di condimento. Dopodiché chiudo la pasta su se stessa ed inizio a sigillare i bordi, schiacciando bene con le dita. In questo modo, vedete? Li metto da parte qui e continuo a farcire anche gli altri rettangoli. Dopo averne riempiti un po', sempre aiutandomi con i rebbi di una forchetta, li chiudo bene, in modo che il ripieno non rischi di fuoriuscire in cottura. Io per questo antipasto, come avete potuto vedere, il tonno non l'ho frullato, ma ho preferito amalgamarlo insieme al formaggio, in quanto quando lo mangio mi piace sentire la consistenza sotto i denti. Comunque, se a voi così non dovesse piacere, potete benissimo frullare il tutto. Per rendere gli stuzzichini meno noiosi, si può ovviamente anche cambiare, realizzando dei triangoli o altre forme che più vi piacciono. Alla fantasia non c'è limite. L'importante è sigillarli per bene ed è per questo che per tutta la ricetta mi sono aiutata con la forchetta. Ora trasferisco gli antipasti nella leccarda, dopodiché in forno a forno preriscaldato ventilato a 180 gradi per circa 20 minuti o comunque fino a quando la superficie non risulterà dorata e croccante. A questo punto riprendo il primo antipasto dal freezer e aiutandomi con un coltello affilato inizio a ricavarne delle girelle di circa 2 cm di spessore e le dispongo sulla teglia. In questo modo, vedete? Se non volete che la sua estremità in cottura si apra, vi consiglio di sigillarli con uno stuzzicadenti. Dopodiché in forno a forno preriscaldato ventilato a 180 gradi per circa 20 minuti o comunque fino a quando la superficie non risulterà dorata e croccante. Fatemi sapere se questi antipasti vi sono piaciuti e arrivati a questo punto, come al solito, se la ricetta ti è piaciuta, un bel like è il modo giusto per farmelo sapere assieme ad un commento. Per altre ricette iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao da Maria!